Buonasera, buonasera a tutti. Io sono il dottor Max che, come al solito, è mercoledì. Stasera vi parlerà e vi dirà qualcosa dalla lontana Tanzania. Io vivo in Tanzania, ma naturalmente si parla anche di Zanzibar. I due territori, diciamo così, sono stati messi insieme quando hanno costituito diciamo, la Tanzania moderna, prima si chiamava Tanganyika. È stata una specie di rivoluzione addirittura comunista, marxista, e quindi questo qui sarebbe anche un paese comunista, anche se di comunista, secondo me, non c'è quasi niente. Io ho visto proprio poco. Allora, stasera, nel fuori onda, abbiamo già iniziato a rispondere a delle domande che Caterina e Daniela mi hanno fatto, e naturalmente saluto Franca e Duilio. E si parte via magari con quelle domande lì, di cui abbiamo in parte già parlato, così si inizia la serata con una delle domande. Prego, se volete iniziare, o Caterina o Daniela, come credete. Prego. Allora, l'acqua in Tanzania è buona da bere per lavarsi? Sì, allora l'acqua in linea di massima è buona, però c'è allora acqua di pozzo, come c'è l'acqua del pozzo, no, da tante parti, e l'acqua dell'acquedotto, va bene? Dipende molto dalla zona in cui si vive, perché se uno vive a Dar es Salaam, soprattutto in una zona residenziale, l'acqua si presume, soprattutto l'acqua dell'acquedotto, sia decisamente migliore, però comunque non si può bere, eh? Quindi il suggerimento che si dà è quello di bollire l'acqua sicuramente, e poi se uno ha la possibilità di organizzare come un filtro, no? Come quelli che si usano anche noi, naturalmente è anche meglio. Questo in linea generale, però io abito per esempio in una zona vicino, diciamo in un villaggio isolato, e qui io appunto, come dicevo, per evitare problemi sistematicamente bollo l'acqua e poi la filtro anche. Io uso un filtro naturale a ceramiche, però anche gli altri filtri, uno sceglie il filtro che vuole. Queste sono, diciamo che è la profilassi sull'acqua. Poi ci sono anche qui ovviamente a disposizione acque imbottigliate, che sono anche, devo dire, di buona qualità, e imbottigliate in plastica, PVC, no, PPT, come si chiama quello lì, trasparente naturalmente, e l'acqua è buona. L'acqua in linea di massima, devo essere sincero, io non mi ricordo di aver comprato una bottiglia d'acqua che era cattiva, ecco. E quindi, diciamo, il problema acqua in un certo senso non sussiste, Caterina. Quando io mi devo lavare i denti, uso l'acqua filtrata, sai, quella appunto bollita e filtrata, per avere insomma una certa tranquillità, perché tante volte l'acqua, quando è leggermente contaminata, appunto non ti dà una grande dissenteria, però ti causa un po' di mal di stomaco. Ecco, diciamo che funziona così. Un'altra domanda? Prego Daniela, che mi avevi chiesto? No, prima ti ho chiesto per il discorso del canale YouTube perché non lo trovavo, adesso l'ho trovato, quindi poi guarderò i video precedenti, ecco, così non. Comunque, no, adesso mi chiedevo a livello normativo, perché un pochino di qualche paese mi sono un po' guardato, come funziona il discorso residenza, cittadinanza? Ah, te lo spiego. Allora, la Tanzania è uno dei pochi paesi al mondo nei quali potete venire e ottenere, soprattutto per coloro che hanno più di 50 anni, la residenza in 3 giorni. Io, fuori onda, stavo parlando con Franco, che anche lui ha lo stesso tipo di visto, e oggi, domani l'altro, mi scadeva il visto che ho ottenuto 2 anni fa, quindi io sono dovuto riandare all'immigrazione. In un giorno e mezzo ho fatto il rinnovo. È chiaro che io sono un po' privilegiato, perché io ne ho già fatti diversi, conosco tutti, ho questi contatti molto particolari con questi amici che hanno a loro volta contatti all'immigrazione, e quindi è stata una cosa, abbiamo messo insieme i documenti, è stata una cosa molto semplice. Però non richiedono trasferimenti di soldi, non richiedono assolutamente nulla. La cosa importante da far notare è che uno dei documenti più importanti, essenziali ai fini
dell'ottenimento della residenza è un foglio che viene rilasciato dal chairman, che è una sorta di sindaco della zona in cui vivo io, e lui il foglio lo fa perché vi sponsorizzo io, cioè sponsorizzo le persone che vengono. Se ci andate per conto vostro, non vi conosce e non vi fa nessun foglio. Quindi io ho necessità, anche quando poi iniziamo a fare appunto le interviste, no, con quelli che voglio venire, che abbia un minimo di sicurezza che sto parlando con una persona seria. Perché se poi succede che porto qua delle persone che combinano dei danni, mi vengono, fanno dei problemi, mi vengono a cercare me. Ora, quindi in linea di massima cosa succede? Si viene con un visto turistico e dopodiché si viene e si mette insieme tutta questa documentazione che è anche abbastanza semplice da fare e in 3 giorni si prende il visto, diciamo come pensionati. Ci sono due possibilità. Coloro che hanno superato i 60 anni, la procedura è un pochino, diciamo, è la stessa, però è meno costosa. Quelli che invece sono da 50 a 60 costa un pochino di più. In teoria si potrebbe ottenere un visto di pensionati anche per età inferiori, però in questo caso bisogna dimostrare che c'è un certo patrimonio, che questo soggetto ha veramente dei soldi. E io non mi posso prendere troppe, troppe responsabilità. Comunque, questi sono casi che io tratterò poi, appunto, caso per caso, diciamo, a quattro occhi quando poi si presenta questa situazione. In alternativa a questo, c'è la possibilità di lavorare per un'azienda di volontariato. Io non ho ancora mai fatto questa procedura, però ci abbiamo, insomma, studiato un po'. E sembra che sia fattibile e sia anche abbastanza semplice da fare senza particolari problemi. Come sempre, queste cose avvengono perché ci sono io, sottoscritto il dottor Max, che vi sponsorizza, perché se no non si può fare un bel niente. Quindi io ho sempre un po' di responsabilità in questo senso. Quindi la residenza potete rimanere qui come residenti in affitto per tutto il periodo che volete. Non occorre grandi cifre in banca, la cifra che richiedono è grosso modo quello che vi serve al vostro sostentamento per rimanere qua 2 anni, perché poi il visto scade e uno può anche andare via dal paese. Quindi non è che vi possono chiedere una cifra enorme, no, non ve la chiedono. Quindi voi rimanete in affitto, prendete un locale in affitto qui in Tanzania o a Zanzibar, dove vi piace di più. E poi fate i pensionati. Per coloro che invece devono lavorare, quello che suggerisco, ci sono diverse possibilità. La cosa migliore è quella di lavorare remoto, cioè cercare di organizzarsi la vita, tanto il trend sarà sicuramente questo anche nel futuro, in cui siederemo davanti a un computer, come molti di noi stanno già facendo, e lavoreremo col computer. Anch'io faccio praticamente già un lavoro di questo tipo. Non si può, purtroppo, cambiare questo trend. Il trend è questo, tanto vale, insomma, diciamo, capirlo e seguire un pochino l'indirizzo, che in questo senso diciamo, l'elite, le persone che, insomma, hanno definito, queste cose qui, ci vogliono far fare. La cittadinanza è molto più complessa, anzi, scusate, passo indietro. La residenza non è obbligatoria. Nel senso che uno la prende, può ritornare in Italia, stare sempre in Italia per i 2 anni e non c'è nessun vincolo. Può in qualsiasi momento venire e non c'è obbligatorietà, non deve rimanere qua come succede in tante nazioni, che deve rimanere qua 6 mesi di qui e 6 mesi di là, se no te la levano. No, non c'è questo vincolo, che anche questa è una gran cosa. Quindi in un certo senso, se si va a guardare bene, secondo me, almeno sotto questo punto di vista, per ottenere la residenza e venire qua, insomma, questa procedura che abbiamo messo insieme, io credo che sia quasi unica al mondo, perché se poi si considera anche il costo, che è molto contenuto, non credo che ci sia un altro paese che ti dà la possibilità di ottenere la residenza in 3 giorni senza nessun tipo di problema. Poi, per quello che invece riguarda la cittadinanza, è molto più complessa. Prima di tutto, per ottenere la cittadinanza tanzaniana
uno deve rinunciare a quella italiana. Poi deve essere sul territorio tanzaniano, deve aver vissuto qua per 7 anni e mezzo, mi sembra, effettivi, ed è molto difficile ottenerla. Cioè, la ottengono persone che fanno business a un certo livello e ci vuole una lettera di sponsorizzazione da un ministro, da un primo ministro, da un pezzo grosso politico. Il record ovviamente penale deve essere assolutamente pulito, non ci devono essere contenziosi per pagamenti di tasse non effettuati. Insomma, uno deve essere, in un certo senso, deve essere una persona per bene. Allora, mi ricordo che un amico che l'ha ottenuta mi ha detto, mi sembra che nel 2020 o comunque 2021, ne hanno rilasciate soltanto 19 a stranieri. Si può fare, eh? Però è una cosa tipo anche lì a punteggio. Per esempio, se uno sposa una tanzaniana, ovviamente ha un certo punteggio. Se uno non la sposa, c'è un punteggio inferiore. E quindi bisogna poi raggiungere un certo punteggio e non è facile ottenerlo. Però, ripeto, qui non c'è nessuna obbligatorietà, nessuno ti obbliga a diventare tanzaniano se non lo vuoi diventare. Ti può dare, puoi avere dei vantaggi, ma sinceramente, l'unico vantaggio che hai è che puoi comprare delle terre e puoi fare business e puoi fare tutto quello che vuoi. Che questo effettivamente, se uno poi ha intenzione di programmarsi la vita qua, io se posso lo faccio, appena posso lo faccio sicuro, se sono in condizioni di poterlo fare, perché ti dà appunto questo vantaggio qui, magari uno ha piacere dopo tanti anni che è in affitto di comprarsi una casa sua, questo va bene, ecco. Però poi nella pratica non è che cambi granché. Questo grosso modo è come funziona. Poi ci sono altri tipi di visti, il visto di lavoro per chi viene qua a lavorare, per chi viene qua a fare impresa, e questi sono la classe A, per chi viene qua a aprire un'attività, un ristorante, una cosa di questo tipo, quella è la classe, rientra nella classe B. Mi sembra, ah no, forse classe A, non ha importanza. La classe B è quella dei professionisti, e poi c'è appunto la classe C dove ci sono i volontari, per esempio gli attori, i musicisti, i professori universitari, tutta questa classe qui mi sembra che rientri nella classe C. Quindi le classi praticamente sarebbero tre. Quindi non puoi comprare casa se non hai la cittadinanza, cioè No, uno non può. allora, tecnicamente la puoi comprare, però devi costituire una società, e nel costituire una società la legge ti chiede che il 70% delle quote devono essere detenute da un tanzaniano e a te vanno soltanto il 30%. Quindi te capisci, magari ti trovi a tirar fuori 30-40 mila euro per comprare una proprietà, ma prima devi costituire una società con uno che non conosci e che ti può creare sicuramente sempre dei problemi. Chiaro che non Quindi è, questo, sì, non è cosa. no, 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 io non suggerisco assolutamente a nessuno di fare un'operazione di questo tipo, assolutamente. Poi invece c'è la possibilità per chi fa grande impresa, anche qui ci sono, diciamo, le società di capitali, no? Allora in quel caso te investi quello che il governo ti richiede, mi sembra per esempio nel settore dell'hospitality, cioè alberghi, insomma, bed and breakfast, eccetera, mi sembra che la soglia sia comunque di 3 milioni di euro, che sono tanti soldi. Allora in quel caso investi questa cifra e controlli il 100% delle quote. Allora in questo caso sì, la cosa si può fare. Io, grandi investitori, per il momento non mi ha chiamato nessuno, grandi, medi, piccoli, chiamate come volete, e questo lo dico con un po' di rammarico. Perché quello che non si riesce a capire bene, siccome io ho scritto un libro di 1042 pagine sul nuovo ordine mondiale, allora magari Caterina e Daniela non mi conoscete, no, molto. Però purtroppo il trend per le piccole e piccolissime aziende in Italia sarà un dramma. Chiuderanno quasi tutte nel giro di poco, pochissimo tempo. E quindi vedere che non c'è nessuno, 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 che neanche magari mi fa una telefonata. Sì, c'è stato qualcuno, mi sembra, che mi ha detto che voleva aprire una pasticceria, che aveva una pasticceria, ma cose molto così. Poi non è venuto nessuno a fare la ricerca di mercato, perché la settimana investigativa
che poi ho organizzato per far venire le persone qua proprio a fare l'investigazione, cioè anche un po' di ricerca di mercato. E se uno poi non viene qua, è sempre il solito bla 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 che non arriva a niente. Cioè, piano B ha un suo senso se poi, una volta che noi abbiamo preso tutte le informazioni e io suggerisco di selezionare due, massimo tre nazioni, in base a quello che volete, la cultura, la lingua, lo stile di vita, il costo della vita, eccetera, eccetera, poi dopo ci deve essere l'azione, no? E poi dopo ne magari scegliete una e dire, vabbè, abbiamo scelto, c'è anche la Tanzania, va bene. Voglio, andiamo in Tanzania e attivate il piano B, perché se no, finché non vi muovete, no, poi dopo, anche quando vi trovate in una situazione di emergenza, dovete scegliere la cosa così all'ultimo momento, e avrete sicuramente molti più problemi. Io ho avuto tante persone che sono venute da 2 anni che abbiamo iniziato, sono venute quasi più di 30 persone sicuramente. E Franco, che è all'ascolto in questo momento, è stato poi il primo ad arrivare. Buonasera Isabella, ciao, buonasera. Ecco, quindi ora se volete fare delle domande a Franco, che lui è un Buonasera. testimone, oltretutto, buonasera, oltretutto è anche un testimonial, vive a Zanzibar, se volete fargli delle domande, fategliele pure. Ti dispiace Franco? No, no, nessun problema. Se qualcuno Franco, ha qualcosa senti. da chiedere, sì. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, io sono qua. Nessun problema. Benissimo, ecco, avete altre domande? Un discorso sul costo della vita, cioè così, grosso modo, Allora, per avere un ordine di grandezza, perché Franco, e la lingua, se è più francese o più inglese, cioè la lingua europea. inglese. Qui, questo ti rispondo al volo così, qui è tutto inglese. Non occorre sapere l'inglese, ovviamente, ad alto livello, ma un inglese scolastico, però no, francese non c'è niente, perché questa nazione appartiene ancora, diciamo così, molto così, al Commonwealth, c'erano l'inglese e quindi c'è l'inglese. Franco, vuoi No, no, dare no, te non lo so proprio. una risposta a Daniela sul costo della vita, per piacere? Sì, allora, dipende sempre quali sono i tuoi standard qualitativi. Se per mangiare, se ti prepari il cibo, quindi vai al mercato, ti fai la spesa, ti compri frutta, verdura, pesce o carne, quello che vuoi, la spesa è abbastanza irrisoria. Ovviamente devi un po' mercanteggiare perché non ci sono mai i prezzi esposti sulla merce, quindi. E soprattutto se vedono che sei un occidentale, cercano sempre un attimino di alzare il prezzo. Ma comunque, a parte quello, i prezzi sono veramente irrisori. Se invece vai a mangiare fuori, dipende dove vai. Comunque sono sempre prezzi rispetto all'Italia, la metà e anche meno, insomma. Questo per quanto riguarda il cibo. Se devi comprare oggettistiche, cose, qui non ci sono centri commerciali, quindi di conseguenza ti devi un po' adattare a quello che trovi. La maggior parte delle cose che ho visto qui sono importate dall'India o dalla Cina, cioè dall'Asia in generale. Anche qui. Però ho visto tramite un amico qui di un albergo bar ristorante che mi ha dato una dritta se interessa acquistare cose su Amazon o su eBay, perché qui in teoria Amazon non spedisce neanche eBay, perché i costi di spedizione sono alti, eccetera, eccetera. Però c'è la possibilità comunque tramite un sistema di poter ordinare materiale anche su Amazon o su eBay. Altro sulle spese, io ad esempio vivo su una casa di mia proprietà. Le uniche spese che ho è l'energia elettrica, che praticamente la ricarichi come fai la ricarica per il cellulare, per il telefono. Quindi metti dentro quello che ti interessa e ti danno
un tot di kilowatt. Io mediamente spendo di 60.000 scellini, che sono circa 24-25 euro al mese, insomma, ecco, di energia elettrica. E basta. L'acqua, ho il pozzo, quindi ho una pompa che tira sull'acqua, la trasporta su un grosso bidone da 2.000 litri, disposta una certa altezza e poi va a finire sull'impianto idrico da casa. Dell'acqua non spendo praticamente niente e basta, ne ho altre tasse, cioè spese non, non ce ne sono altre. Se ti vuoi spostare, se ti vuoi spostare puoi utilizzare i mezzi tra virgolette pubblici. Qui ci sono tre possibilità, cioè il Dalla Dalla, che sono quei pulmini da 20 posti, 25 posti, e diciamo se devi fare un viaggio massimo 10 km spendi sui 50 centesimi. Altrimenti, se devi, ad esempio nel mio caso qui nell'isola, se voglio andare all'estremo nord, che saranno tipo una cinquantina di chilometri, spendi, mi sembra, 2.000 scellini, che sono un euro. Oppure puoi usare i Boda Boda, che sono praticamente delle motociclette, tu monti dietro e ti porta dove vuoi. Oppure puoi usare i bagaggi, che sono quelle specie di Apecar a tre ruote. Sì, ecco, più o meno, esatto. Questi sono, diciamo, i tre mezzi che solitamente la gente utilizza per spostarsi. Oppure puoi prendere i taxi, ma i taxi costano un botto, veramente. Basta, che spese ci sono? Grazie. Nessuna altra spesa. Se hai qualcosa in particolare, grazie, da chiedere, di acquisto, di... No, no, beh, adesso dell'acquisto, no, sul discorso costo, era più che altro capire se invece in affitto quanto, che se è facile trovare intanto, se sono... L'affitto, allora, qui gli affitti, parlo per Zanzibar perché io vivo a Zanzibar, gli affitti qui, se trovi, trovare per una persona è difficile, trovi abitazioni abbastanza grandi, non penso che non te la cavi con meno di $300 al mese, dubito. No, che siamo su questi prezzi. Sì, vabbè, rispetto all'Italia non c'è confronto, però comunque questi sono i prezzi. Allora, se posso intervenire un attimo, così magari secondino vi dico anche il discorso Tanzania, no? Che ci sono un po' di differenze tra Zanzibar, dove vive Frank, e Tanzania. Qui, per esempio, quando vai al mercato, il prezzo è quello, perché loro non hanno, come non è un posto, diciamo, turistico, no? Come Zanzibar, che se ne approfittano un po' di più. E in linea di massima sono abbastanza onesti, cioè fanno lo stesso prezzo a tutti. Io non mi è mai capitato che magari un giorno qualche vado al mercato a comprare le cose, che poi vado lì un giorno mi fanno un prezzo, il giorno dopo me ne fanno un'altra. Le cose poi fra l'altro costano talmente poco che io non ci faccio, sinceramente, non ci faccio neanche tanto caso. Però non ho mai avuto, mentre a Zanzibar bisogna stare un po' più attenti, perché se ne approfittano, mi dice a Franco, quasi sempre. Poi, per il discorso del costo della vita, io per esempio nella casina, perché è una casina, non è un appartamento, la casina che dove sono io pago $125 al mese, acqua inclusa, ed ho anche un contratto molto particolare perché ho speso un bel po' di soldi per rinnovarla e alla fine la padrona di casa mi ha dato 5 anni alle stesse condizioni. E il contratto può essere rinnovato tutte le volte che voglio, quindi praticamente come se fosse casa mia. Ora, io sono stato molto fortunato, no? Chiaro. Però qui c'è sicuramente, in Tanzania c'è sicuramente molto più offerta e il prezzo è grosso modo dalle 200, 250, 200, 250, dipende dalle condizioni. Mentre, come diceva Franco, si trova qualcosa. Io per esempio adesso un bilocale, cioè forse anche un trilocale, perché mi sembra ci siano due camere e poi c'è il tinello dove va finita la cucina, però ce l'avevo una casettina privata, no?
che andava bene, che andrebbe bene, insomma, per una coppia, comunque due amici, una cosa così lì a Zanzibar. Però effettivamente c'è da lavorarci un po' di più perché non c'è granché in offerta. E proprio perché non c'è granché in offerta se ne approfitta anche un po' di più. Capito? Però le cose si trovano, eh? Si trovano, però bisogna lavorarci per tempo. Mentre diciamo Grazie. così, qui in Tanzania pronto? Mi sentite? Sì. Qui in Tanzania si trova in 2 settimane diciamo che un locale, il locale che cercate. Il locale che appunto volete, me lo dite, io una settimana dove lo trovo, grosso modo. Poi bisogna vedere se è arredato o meno, se vi piace l'arredamento, ma in linea di massima mi dà fatta una descrizione e lo trovo. A Zanzibar c'è da lavorarci, probabilmente un mese o due. Ecco, l'unica differenza che c'è, diciamo così, è questa. Il costo della vita è leggermente superiore a Zanzibar, anche perché è un'isola e quindi, come sapete, ci sono maggiori costi di trasporto, no? Come in tutte le isole. Le cose costano più per forza, c'è da portarcele, però in linea di massima, se uno si accontenta e si sistema, diciamo, in un posto decoroso, però non appunto in città con tutti gli sfarzi che vuole, insomma, tutto il meglio del meglio, insomma, si campa, io dico sempre, dai 1.000-1.200 euro al mese, uno ci fa la vita quasi di un principe, eh? Poi se sono due e hanno magari anche due pensioni, ovviamente il costo della vita è molto meno della metà, eh? E secondo me è un terzo, se non un quarto. Io faccio fatica quando non vado a Zanzibar, non vado in giro in macchina o mi trovo a spostarmi per lavoro, cose quell'altra. Io faccio fatica a spendere 700-800 dollari al mese. Non riesco a spenderli perché quando ho pagato l'affitto. Poi compro da mangiare e ma non ce li spendi mica questi soldi. Poi io non è che sono va fuori a mangiare tante cose, posso andare in un baretto qui a vedere una partita di calcio, poi vado al mare, io sono appassionato del mare, vado spesso al mare. Quindi dipende un pochino anche dallo stile di vita che uno vuole fare. Se uno vuole fare uno stile di vita come lo faccio io, diciamo a contatto con la natura, semplice, senza tanti sfronzi, oh, io qui in casa ho tutto, eh. Cioè mi faccio mancare niente. Però non ricerco sistematicamente queste cose, magari che noi siamo anche un po' viziati, no? In tante cose. Dobbiamo un po' adattarci, perché siamo in Africa. Ecco, se uno entra e arriva con quella mentalità giusta lì, che ha capito bene quello che vuole soprattutto, non vedo particolari problemi economici. Cioè, qualche soldo ci vuole sempre per andare in giro per il mondo. Diciamo Comunque, che quando... la metà dei soldi che spendi sono praticamente l'affitto, la metà. Non parlo nel tuo caso che hai avuto la fortuna di trovare un appartamento, una casetta così, però una persona normale che arriva, che trova un appartamento in affitto, la spesa della vita, diciamo che metà va via in affitto, perché per quanto riguarda il cibo, se ti adatti il cibo locale, non è che spendi chissà cosa, eh. Probabilmente un po' meno, Franco. Perché anche se si dovesse parlare di 300 dollari o euro che siano, che ci prende un bellissimo appartamento, eh? Cioè un locale già molto grande a Zanzibar, poi si parla comunque sempre di 1.000-1.200, si è detto, quindi sarebbe un quarto, un terzo, un quarto. Qui invece risparmi magari 100 dollari di affitto e allora automaticamente ti costa meno. Ecco. Però non mi farei spaventare dall'affitto, eh? Anche perché qui si fanno contratti abbastanza brevi, soprattutto qua in Tanzania, se uno vuol venire qua, credo di riuscire, in genere si fanno 6 mesi, eh? Però qua tante volte, insomma, se ti conoscono, ti faccio presentare una cosa e quell'altra, magari ti facciamo un contratto di 3 mesi, se poi non vi trovate bene andate da un'altra parte. Non è la fine del mondo, bisogna anche un po' adattarsi. Altre domande? Allora, io ricordo che noi ci Parlare stiamo. della Prego. trilogia, ciao,
Ciao, buonasera a Ciao. tutti. Sì. Possiamo parlare un po' della trilogia e dei fatti che stanno avvenendo in Israele e dell'evoluzione che avranno, insomma. Poi alla fine avevi già scritto tutto quanto. Sì, volentieri, ne parliamo subito. Grazie. Volevo precisare una cosa, che seguo questa metodologia, lo dico soprattutto a Daniela e a Caterina, che non credo che lo sappiano. Allora, in due parole, se voi siete interessate ad approfondire l'argomento, per coloro appunto che mi seguono sui miei canali, io invio il prospetto informativo, questo piccolo dépliant, diciamo così, illustrativo, cioè questa presentazione di tutto questo, di questa settimana investigativa, che vi dovete leggere. Ve lo invio, avrebbe una certa cifra, circa 30-33 euro, ve lo invio gratuitamente. A seconda, appunto, in linea di massima sono quasi tutti quello che si chiama piano C, perché il piano C è per i pensionati e volontari, invece il piano B è per coloro che vengano a lavorare o a investire. Voi ve le leggete, vi scrivete insomma tutte le domande per me. A quel punto, soprattutto se vedete che è una cosa che vi interessa e volete approfondire, allora a questo punto poi io vi chiedo una donazione, che in questo momento è di 140. Mi sembra 140, sì, euro, anzi dollari, scusate, ogni tanto anch'io mi confondo, e si procede all'intervista, cioè l'intervista appunto mi chiedete, come stavo facendo ora, no? In maniera un pochino più approfondita, e soprattutto ci vediamo, tutte le domande che volete. A quel punto, da quel punto lì, comunque, sono sempre a disposizione. È che vi dedico mezz'ora, un'ora e poi basta. No, io rimango a disposizione perché avete comunque fatto questa donazione. Una volta che voi volete andare avanti, cioè si valuta insieme che c'è la fattibilità, no, di questo progetto, c'è l'interesse, si procede alla fase successiva, che prevede la prenotazione appunto di questa settimana. Va bene? Scegliete voi la settimana quando volete venire. Buonasera Marina. Compatibilmente con i miei impegni, ovviamente io scelgo di fare una programmazione almeno di 2 o 3 mesi in anticipo. E durante, a quel punto, prenotare la settimana significa fare un'ulteriore donazione, no? Perché è chiaro che non è che dovete venire qua gratis, dovete pagare il mio tempo. In questo momento io chiedo 500 euro. Ecco, però quello che vi volevo dire è appunto che una volta che abbiamo fatto questa prenotazione, dopo io vi assisto praticamente nell'organizzazione di tutto, nella riservazione del resort quando venite qua, quello quando andate, quando poi andiamo a Zanzibar, e se volete rimanere ancora, molti rimangono per fare un po' di vacanza. Insomma, vi do delle informazioni anche sui migliori resort che vi posso suggerire se volete rimanere a Zanzibar. E il volo, in linea di massima, viene organizzato che arrivate qua a Dar es Salaam, però poi dopo rientrate da Zanzibar, perché essendo già a Zanzibar non ha senso ritornare a Dar es Salaam, che ha comunque un costo e ci vuole del tempo. Vi prendete l'aereo e ritornate direttamente in Italia. Ora, vi ho spiegato come funziona, però vi dico che questo programma, che grosso modo rimarrà lo stesso, però in alcune cose potrebbe anche cambiare, potrebbe appunto anche cambiare nel 2024. Io adesso ci penso, e sarò in condizione di fornire eventualmente questo nuovo programma con certi aggiustamenti per il 2024, immagino verso la metà di dicembre. Per coloro che, siccome ci sarà anche un po' di lievitazione di prezzi per tutta una serie di cose, lo dico subito, per coloro che invece vogliono procedere subito, diciamo così, e fare la consulenza e fissare la settimana per il 2024 adesso, le condizioni sono quelle di ora. Chiaro, perché se ne parla ora, lasciamo perdere poi quello che listino prezzi, tra virgolette, che entrerà in vigore nel 2024. Se ne parlerà a partire da gennaio, praticamente da gennaio, 1º gennaio 2024. Quindi, se c'è qualcuno che è interessato,
risparmia magari anche qualche soldo, io sono a disposizione e se ne può sicuramente parlare. Avete per caso delle domande inerenti a quello che ho appena detto, insomma, la presentazione? È una settimana investigativa, una settimana che vi deve serve a chi è venuto, è venuto anche Franco, sono venuti già, come ho detto, tante persone, per capire un pochino lo stile di vita. Fate una valutazione se vi torna comodo, avete più desiderio di stare a Zanzibar, in cui c'è un pochino più di turismo, c'è un pochino più vita, ci sono più stranieri, quindi insomma magari ecco, l'italiano può avere anche un inserimento un pochino più facile, oppure preferite magari una vita un pochino più riservata, appartata qui in Tanzania, tenendo però presente che se volete fare o volete avere uno stile di vita, ora non voglio dire a livello europeo, insomma, no, però c'è una zona residenziale piuttosto famosa che si chiama Masaki a Dar es Salaam, dove sono, c'era anche oggi, dove sono tutte le ambasciate, consolati, ci sono dei residence molto belli. Ovviamente lì c'è un costo della vita che un po', non lo so, però sarebbe il grosso modo tipo quello che possiamo avere a Firenze, perché un bel appartamento magari di 3 camere, in un, cioè, 2 bagni, in un condominio, me lo ricordo, non di primissimo livello, diciamo di 3 stelle, già però arredato, chiedevano 800, però poi dopo ci sono altre spesettine, internet, quindi si va grosso modo a 1000 al mese. Oppure ci sono i residence, quelli belli, 4-5 stelle, con la sicurezza, eccetera, in cui si parte da 1.400-1.500 e si arriva anche su. Qui dipende un pochino anche da quello che uno vuole, si ritorna un po' a quel discorso. Avete per caso delle domande? Relativamente alla sicurezza. Quello che posso aver visto io... la Tanzania è uno dei paesi più sicuri in Africa. Io mi sento molto più sicuro a girare qui la sera che a girare la sera. Ora non voglio dire Lucca, perché qui è andato a Lucca, no? Lucca è una città abbastanza tranquilla, non succede mai niente, abbastanza sicura. Però sicuramente, io ho passato 20 anni a New York, no? Quindi sicuramente in certe zone di New York, o magari anche in certe zone di Milano e Roma, per carità di Dio, non c'è assolutamente paragone. Io la sera, come vi dicevo, spesso e volentieri c'è la Champions, quindi vado a vedere qualche partita, finiscono anche tardi, no? Perché noi siamo, in linea di massima, siamo 1 ora avanti, adesso con l'ora legale siamo 2 ore avanti, capito? E quindi cosa succede? Succede che finisce la partita, è già tardissimo, ma io torno tranquillamente addirittura con loro. Non ho mai avuto uno sgarbo da nessuno, non c'è nessuno che magari ti dà uno spintone o ti dice delle cose dietro, assolutamente niente. Sono, per questo punto di vista, secondo me sono anche molto più educati di noi, lo dico chiaro, soprattutto italiani, perché in America si può dire tanto dell'America, anche magari criticandola. Però io anche sotto questo punto di vista in America mi sono sempre trovato bene. Non ho mai trovato uno che mi ha dato una spinta, uno spintone. Una delle ultime volte, ero sono ritornato da poco dall'Italia, quando sono andato nel 2013, appena arriva a Malpensa, un ragazzo da dietro stava correndo, era di fretta, mi detto uno spintone e mi buttò quasi quasi dentro il carrello. Ma non si girò nemmeno neanche a dire scusa. Ecco, purtroppo... mi fate fare commenti, però anche purtroppo noi tante volte abbiamo queste cose qui che personalmente mi disturbano moltissimo. Ecco, tutte queste problematiche, e Franco ve lo può confermare perché lui vive a Zanzibar, ma grosso modo è la stessa cosa. Non ti dà noia a nessuno, non ti scoccia nessuno, se te non dai noia a nessuno, qui non ti dà noia a nessuno. Quindi posso veramente tranquillizzarvi sotto questo punto di vista. Qui vivono pacificamente musulmani, hindu e cristiani tutti insieme e non c'è assolutamente nessun tipo di problema.
Altre domande? Sì, io ho una un po' fuori dagli argomenti trattati finora. Com'è per gli animali? Perché io comunque dovrei portarmi, cioè vorrei, se dovessi decidere, portarmi sia il gatto che il cane, no? Adesso comunque vabbè, vediamo. Allora, comunque il viaggio è abbastanza lungo, no? Quindi, come Eh sai, sì, quello nel lo clima so, quello è già un problema, certo. è abbastanza stressante, non c'è niente da fare. Io quello che al limite, siccome abbiamo già affrontato tutta questa problematica qua, con altri clienti che addirittura poi hanno dirottato, hanno deciso, ora poi non li ho più sentiti, però l'ultima volta avevano deciso di andare in Albania proprio perché i cani non avrebbero retto il viaggio di per venire qua a Zanzibar. E va bene, la scelta loro, va bene così. E quindi per cani normali e gatti normali non c'è nessun tipo di problema. Quindi se l'animale non è uno di quelli particolari o non è un cavallo, diciamo così, non ci sono particolari tipi di problemi. Cioè, dovete stare attenti alle vaccinazioni perché i cani vanno vaccinati, mi sembra, 6 mesi prima, però se andate quando poi il soggetto è interessato, insomma, si fanno informazioni e non è un problema, insomma, in linea di massima le so già tutte, ecco. Però non è questo il problema. Per quello che riguarda il governo, puoi portare tutti gli animali che vuoi e non c'è nessun problema, sono liberi. Ok. No, lo chiedevo perché ad esempio avevo valutato, l'anno scorso sono anche stata un paio di volte a Tenerife e poi vabbè, non ho deciso altrimenti per altre ragioni, eh. Però affittare ad esempio un appartamento se hai un animale era un problema, avrei dovuto comunque subito comprare casa. Era questo No, che era. questo problema qui se ne parla con il proprietario, si informa che c'è un cane ma non un gatto. Certo, Ecco, magari la cosa è questa, c'è da stare attenti a questa cosa qui. Hai fatto bene adesso a chiedermelo perché mi è venuto in mente. Allora, sapete che a Zanzibar, se lo sapete lo dico io, la maggior parte dei residenti a Zanzibar sono musulmani. Ripeto, dal punto di vista della vita normale non ti danno noia, non è nessun tipo, non è un problema quello. Però, siccome loro seguono la legge coranica, i cani sono considerati impuri. I cani sono considerati impuri. Quindi loro non amano Fa dei salti. i cani e amano i gatti. Quindi c'è un sacco di gatti a Zanzibar. E in Tanzania succede un po' la cosa opposta. Non amano i gatti, amano i cani. Quindi ecco, casomai c'è questa situazione che però si affronta con il proprietario, sia da una parte che dall'altra, non ritengo che sia questo un grande problema. Ok, grazie. Prego. Allora, Duilio, poi arriva anche alla tua domanda, eh? Ora, finché ci sono domande inerenti alla Tanzania Zanzibar, bisogna che risponda a queste. Poi magari si divaga un attimino perché io, insomma, spesso nei miei interventi si cerca di fare anche una disamina generale, no? Perché io poi ho anche un altro canale che si occupa di consulenza oro e un po' tutte le cose poi se si va a ben vedere sono tutte collegate, no? Il lavoro sul nuovo ordine mondiale che ho fatto, che ricordo il file ebook è disponibile per chi mi segue gratuitamente. Certo, ci vuole un po' di pazienza a leggere 1042 pagine, anche perché sono pagine anche abbastanza difficili da digerire in un certo senso. Però lì, per esempio, c'è già quasi scritto tutto quello che sta succedendo. Ma non perché io abbia la sfera di cristallo, perché ci sono questi autori americani, non soltanto, che hanno detto certe cose da tanti anni in America, no? E quindi, avendo vissuto 20 anni in America e non guardando la televisione, ho avuto così l'interesse, la curiosità di seguire molti autori e quando mi sono trovato a casa senza fare niente durante la pandemia, ho detto va bene, allora voi mi tenete a casa senza fare niente, io ho raccolto tutto questo materiale qui e l'ho pubblicato 2 anni fa su Amazon.
che ricordo comunque è un lavoro unico al mondo, per quello che mi riguarda a questo punto. Cioè, diciamo che dà un'idea abbastanza chiara del perché ci troviamo in questa situazione e della direzione nella quale stiamo andando. Sono già tutte scritte lì le cose, ho scritte ormai già 3-4 anni fa, però sono sempre le stesse, sono scritte lì. Adesso, parentesi, sto lavorando a un quarto volume che è venuto fuori anche quello lì un po' per caso, perché stavo facendo uno dei miei interventi e uno degli amici che mi segue mi ha segnalato un libro sulla BIS, che sarebbe la Banca dei Regolamenti dei Conti Internazionali di Basilea, e da qui sarebbe la banca delle banche, la banca più famosa al mondo, di cui non sappiamo quasi niente. Anche se voi andate e chiedete al vostro direttore di banca, gli chiedete, andate a visitare, chiedete, mi hanno parlato della BIS, della banca, del regolamento dei conti, ne sai niente? E la risposta è sicuramente no, non ne so niente, è il direttore di banca. Però è la banca che fa consulenza a tutte le banche centrali del mondo. Ha sede a Basilea, è stata costituita nel 1930, e quindi sto lavorando su quel libro lì, e sto lavorando anche su un altro opuscolo che ho trovato all'interno di quel libro lì, e se queste cose qui che leggo, che ho letto, insomma, sono vere, tutta la storia sulla Seconda Guerra Mondiale, e non soltanto, va riscritta, io la pubblicherò facendo tra virgolette nome e cognomi, e sarà l'unico limite che ho è che il mio computer col quale ho messo proprio tutto insieme la trilogia anche dal punto di vista grafico è a New York, e quindi adesso sto lavorando sulla bozza di questo quarto volume, che mi prende naturalmente un sacco di tempo, perché io purtroppo quando faccio le cose bisogna che sia assolutamente certo, quindi devo verificare tutto, tante volte non è difficile insomma trovare insomma delle verifiche, no? Per essere sicuri di quello che si dice, comunque tanto il condizionale obbligo è d'obbligo quando si scrive un lavoro di questo tipo, però lì c'è scritto tutto, se uno può, vuol capire, lo scriverò in maniera molto sottile, però se uno vuol capire anche chi c'è dietro a questo, tutto questo casino che sta succedendo oggi e si arriva al Medio Oriente, no? Quindi come vedete uno dice ma cosa c'entra quello che sta succedendo a Gaza con le vaccinazioni? E come se c'entra? E come se c'entra? È un po' tutto lo stesso programma, però bisogna appunto riuscire a mettere tutto insieme, perché è un pochino tutto collegato, e se si guarda la televisione, naturalmente i media normali, non si capisce niente, no? Non si capisce, ci fanno solo il lavaggio del cervello. Lo dico io perché ho lavorato per 25 anni nella pubblicità, in un certo senso, e so come i media funzionano, o meglio, non funzionano. Però anche se si guardano questi canali alternativi, ci dicono tante cose, spazio, una decina di là, però non ci sono autori che ci aiutano a capire l'insieme. È quello che cerco, poi ho cercato di fare io, mettendo insieme la trilogia. Altre domande? Renata, buonasera. Sì, io volevo parlare. Erika, buonasera. Prego. Buonasera. Posso fare una domanda? Prego, prego, prego. Marina, volevo prego. Sapere se ho capito bene. Adesso in Tanzania e anche a Zanzibar non si possono fare più investimenti, cioè investimenti in casa, in terreni. Ho capito bene la cosa? Hai capito benissimo. Cioè ha recentemente passato una disposizione di legge che però non è stata pubblicata su nessuna gazzetta, ne stanno ancora discutendo, per cui quando uno compra un terreno ci deve fare un business, anche se è una zona residenziale, che è una cosa assurda, però purtroppo in Africa tante volte si fanno le cose così. Poi a Zanzibar sono particolarmente, come si può dire, agli estremi in certe cose.
quindi siamo un pochino tutti in attesa. Devo sentire ancora il mio avvocato. Stanno parlando, perché anche loro si sono resi conto che non è una cosa logica. Se proprio vuoi mettere una tassa, metti una tassa sulla proprietà, ma non puoi obbligare uno che viene, che fa un investimento come pensionato aprire un business. È una cosa assurda. E quindi sono lì che discutono, discutono, discutono e stanno ancora discutendo. Quindi la risposta è che no, in questo momento qui non è assolutamente consigliabile di fare una cosa di questo tipo, anche se come consulente, anche se tecnicamente lo puoi fare, perché te, come spiegavo prima, nessuno ti vieta di aprire una società in cui ti affidi il 70% delle quote della società a uno zanzibarino, cioè a uno che vive lì. Te ti tieni il 30% delle quote, poi ci sono delle soluzioni di contratti che vanno fatti in maniera da tutelarsi un po', va bene? E in questo caso il terreno lo puoi comprare, la proprietà, il famoso title deed viene messo al nome del tuo socio, non a nome tuo, e puoi operare senza, diciamo, puoi fare la casa senza nessun tipo di problema. Ma questo chiaramente come consulente non è una cosa che vi posso suggerire di fare. Assolutamente no. Assolutamente no. Investite magari 30, 40, 50 mila euro per dare il 70% a uno che non conoscete nemmeno? No, assolutamente no. Magari lo potete fare con qualcun altro. Io questa è una cosa che non posso suggerire. Però non è un problema, perché io da sempre, Franco me lo può confermare, da quando ho iniziato a fare questi interventi, per esperienza mia personale, non posso suggerire di andare in un posto e comprare subito una casa. È un errore gravissimo. Si va in un posto, come ho fatto io in America, ci si sta un certo periodo. Io nella prima casa ci sto circa 1 anno e mezzo, 2 anni, era il contratto. Poi, quando ero certo di dove andare poi abitare, infatti la casa che poi avevo affittato nel Queens, a New York, era distante da dove ho aperto l'attività. Se l'avessi comprata sarei rimasto mezzo fregato, dovevo fare tutti i giorni su e giù. Quindi poi ho aperto l'attività a Greenneck, che era circa 40-45 minuti di distanza, e ho ripreso un altro appartamento inizialmente in quella cittadina dove avevo il business molto vicino, e poi dopo ci ho comprato la casa. Cioè, bisogna fare le cose un po' con criterio, no? Piano 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 piano. Venite in affitto. Vi visitate nel frattempo, può essere 3 mesi, come spiegavo, insomma, se ci si parla, magari si riesce a ottenere anche un affitto. In linea di massima è 6 mesi, però può darsi che ci riescano a fare un contratto di 3 mesi. In questi 3 mesi cominciate a girare, visitate tutti i posti, e quando trovate il posto che vi piace, magari affittate, vi spostate e affittate quel posto lì. Ma non ne farei un dramma, Marina, il fatto che non possiate comprare, assolutamente. Tenete presente che nel trend, seppur qui siamo in Africa, per fortuna non siamo in prima linea, no? Su quello che invece purtroppo succederà in Italia, magari in America. Ma anche qui il trend, lo sapete, è che la proprietà privata piano piano scomparirà. A me ci sono persone che mi seguono da tempo. E poi tante volte capita che mi dicono: sai, sì, questa operazione è così, però voglio comprare una proprietà. A me quando me lo dicono, Dio, mamma mia, è magari un anno o più che mi segui e adesso ti metti a comprare una proprietà. Perché noi purtroppo in Italia abbiamo questa mania che ci dobbiamo avere la casa, no? E non ci vogliamo stare. Devo essere d'accordo. Anche perché sentendo prima gli affitti non è che siano tanto bassi poi. Cioè il pensionato, un affitto che va sui 1.000 così, pensavo che fossero più bassi gli affitti, per questo che dicevo, magari uno faceva il suo investimento, aveva il suo appartamentino, Così, così. fino a poco tempo fa. Adesso le cose cambiano e cambieranno velocemente. Quindi, come consulente,
scusate, era saltata la linea. Ecco, vi devo suggerire di investire soldi in altra maniera. E la maniera migliore per investire soldi è comprare oro e argento, diciamo, metalli preziosi. E fra l'altro l'oro finora non è tema, però come vedete tutto collegato. Uno dice voglio comprare una casa, ma che compra a fare una casa? Ma poi ti blocca, una casa ti blocca, che fai? Metti il capitale in una casa, secondo domani c'è scoppia la terza guerra mondiale che è già iniziata in Ucraina e sta continuando in Medio Oriente, c'è spiegato nella trilogia, Che fai te? Vendi la casa o la svendi? Perdi tutto, no? Ma cioè, io veramente, andate in affitto, affittatevi. In questo particolare momento, anche rimanere 2 o 3 anni in affitto, non è la fine del mondo, no? Cioè, vuol dire, le persone stanno in affitto. E poi magari le cose si risistemeranno. Ma è un errore gravissimo concentrarsi in questo momento sull'affitto, sulla compra e vendita della casa. Non solo mi dicono che la comprano, ma mi dicono che c'hanno da spenderci anche per rinnovarla, con tutti gli aggiustamenti che ci sono oggi nella Comunità Europea, che anche quella legge che si chiama la 110 è un'altra fregatura. Ma l'avrete capito? Molti me l'hanno già detto, che è un'altra fregatura. Quindi purtroppo è un momento nel quale non bisognerebbe fare niente, e l'unica cosa, priorità assoluta, è prendere quei pochi soldi che sono rimasti in banca e comprare oro. Fino a 3 o 4 settimane fa l'oro era 58-59 mila euro, scusate, dollari al chilo, adesso è già aumentato, ieri era 65, ora poi magari alcuni mi dicono che è caro, ma cioè io non è che chi mi conosce, io non vendo niente. Cioè non è che vi voglio obbligare a comprare oro, elementi, io non vendo niente, vendo la consulenza. Poi compratelo dove volete e compratelo se lo volete comprare. Ecco, però bisognerebbe mantenere una certa lucidità in queste cose qui e capire che le cose stanno cambiando e cambiando molto velocemente. Il cardinale di Roma, Papa Francesco, che ricordo non è Papa, comunque per rispetto chiamiamolo ancora Papa, ce l'ha detto chiaro, la proprietà privata non è più intoccabile, ma più chiaro di così. Quindi, capito Marina? Io, per carità, però tanto qui la situazione è questa e quindi se poi venite e si affitterà un bel appartamento e festa finita. Io pensavo che il problema fosse qua dell'Europa. L'Europa che ha messo questi picchetti, che vuole eliminare, espropriare la proprietà privata, che in altre parti del mondo riguarderà. Ascolta, forse non mi sono spiegato bene. In questa prima fase, che arriverà da qui fino al 2030, loro tra gli obiettivi che hanno diciamo in Occidente, quindi non si parla d'Africa, in Occidente c'è anche quella lì della proprietà privata. Infatti non sarà più possibile nemmeno comprare auto. Schwab l'ha detto chiaro. Le auto saranno tutte automatizzate e non chiamerai più un guidatore che ti viene a prendere all'hotel e ti porta in aeroporto. Arriverà una macchina collegata con un satellite e saprà già tutto quello che deve fare. Ti aprirà la portiera automaticamente, entri dentro, sa già tutta la macchina quello che devi fare. Perché sarà tutto robotizzato. Però, ora qui questa cosa entro il 2030 è chiaro che non lo possono fare, è irrealizzabile come quella delle monete digitali, che saranno un'altra grandissima fregatura, no? E quindi dicevo, ecco, magari in una fase successiva, io per trend intendo proprio magari nei 20, diciamo 10, 15, scusate, 10, 20, 30 anni. Quindi non stiamo a fasciarci la testa, perché molti di noi probabilmente non la vedranno nemmeno questa cosa qui in Africa, no? Però la vedremo in Occidente. In Occidente la vedremo quasi tutti, perché non è una cosa che poi è così lontana. Schwab
nella quarta rivoluzione industriale, l'ha detto chiaramente, che quando poi partono il cambiamento sarà così veloce e sarà completamente inarrestabile, e non sono ancora partiti. Altre domande? Ciao Diego, buonasera. Ecco, Diego è l'amico che mi ha mandato, mi ha segnalato il libro della BIS, è un libro molto 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 importante. Nel libro della BIS, per esempio, si capisce che il livello politico non è il livello al top, no? Questo è un po' magari anche intuitivo. È un livello, diciamo, medio della piramide, no? Immaginiamoci la solita piramide in cui c'è il livello medio politico, a livello superiore ci sono probabilmente tutte le varie ordini iniziatici, di vari ordini e tipo, incluso i gesuiti, che anche loro sono iniziati, perché tutti coloro che fanno un giuramento per definizione sono considerati iniziati, no? E aspetta, Diego, perdonami Diego, ti ho menzionato, ma mi sono ecco, ora ti ho attivato il microfono, grazie. E ecco, poi sopra ci sono i banchieri, i governatori dei banchieri, che risulta evidente, no? Questo alla lettura del libro. E poi sopra sembra che ci siano i grandi maestri, cioè siamo più a livello spirituale cosiddetto, che si dovrebbero mostrare intorno al marzo del 2025. Cioè ci sarà un momento nel quale loro si faranno vedere. Questo dovrebbe capitare intorno al diciamo, marzo del 2025. Altre domande? Facciamo adesso un commento su quello che mi ha chiesto Duilio del Medio Oriente. Io, avendo vissuto per 20 anni con la comunità ebraica, non era un ghetto, non è un ghetto quello nel quale sono andato a aprire l'attività, ovviamente, però la comunità di Great Neck è risaputo che sono circa l'80-85%, e quindi ci sono ebrei un po' da tutto il mondo, no? Sono molto più disomogenee di quello che si può pensare, ecco, che vengono un po' da tutto il mondo, diciamo così, quindi possiamo immaginare molti di coloro che rivendicano adesso la terra promessa, tra virgolette, o comunque sia il territorio di Israele come territorio dei propri avi, cosiddetti, purtroppo dicono una cosa storicamente sbagliata, perché la maggior parte degli ebrei sono Ashkenazi e vengono, diciamo, da una zona, spiegato nel libro, da una zona che si colloca al nord del Mar Caspio, ad ovest arriva anche a Kiev, quindi l'Ucraina non è anche esente da questa cosa, e poi va su, si estende per un grande territorio che era appunto il territorio dei Khazari. Ecco, loro furono convertiti all'ebraismo da un loro re, spiegato tutto nel libro, e questi ora, insomma, praticamente questi, se sei nata in Georgia, i tuoi nonni sono georgiani, anche se hai cambiato religione, te sei un georgiano, no? E invece c'è questa cosa molto curiosa, nella loro religione, e che diventano, hanno addirittura, molti hanno addirittura triplo passaporto. Io ho conosciuto persone che sono ebrei, quindi hanno il passaporto ebraico, tedeschi di origine e nati in Germania, quindi hanno passaporto ancora tedesco, e americani, perché hanno passaporto, vivono adesso in America, hanno tutto il passaporto. Sono credo gli unici al mondo che hanno 3 passaporti, sembra di capire, di ricordare. Poi vabbè, ci possono anche essere situazioni simili, perché se non lo sapete ve lo dico io, coloro che entrano nell'ordine
dell'ordine di Malta, che è un ordine iniziatico collegato al Vaticano, anche loro hanno passaporto diplomatico, quindi si potrebbero in questo caso, anche in quel caso, creare situazioni con tre passaporti diversi. Comunque lasciamo perdere questa storia del passaporto. E ecco, avete altre domande? Se no andiamo avanti con il discorso del Medio Oriente, per quello che posso aver capito io. E vi faccio... Prego, Carlo. Le persone che si trasferiscono in Tanzania oppure in Zanzibar sono prevalentemente famiglie o single? Ma devo essere sincero, fino adesso sei stato franco che è single. Sono quasi tutti single, pensionati o coppie. Famiglie ce n'era una sola, che è quella che poi ha deciso di andare in Albania. E sì, ci può essere magari una single con una figlia o con due figlie, sì, situazioni di questo tipo qui. Coppie adesso ci devo pensare, sì, ci sono sicuramente le coppie che sono venute 2 anni fa, quando ho iniziato, loro sarebbero pensionati, hanno una coppia, mi ricordo, ha 2 figlie. Ecco, sì, situazione, però non si sono ancora trasferiti per il momento, quindi direi in linea di massima sono pensionati. A me dispiace il discorso dei volontari, perché quanti ragazzi ci sono in Italia che stanno lì e non fanno nulla? Ma quasi la maggior parte ragazzi giovani oggi sta lì col telefonino, soldi in tasca, non fa niente. Ma scusa, ma almeno vieni qua, fai un'esperienza di vita, rimani qua 6 mesi, vai alla scuola di inglese, impari l'inglese. Magari lavori un pochino, datti un po' da fare, datti una mossa. Ma il problema nostro in Italia, ma guardate, è un problema enorme: noi non si parla l'inglese. Se non parli l'inglese, non capisci l'inglese. Mia mamma usava questa espressione, no? Mi diceva: Massimo, te vivi in un coppo, l'espressione toscana, per dire vivi in un mondo tutto tuo, ma e fuori ci sono tante altre cose. Poi nel corso degli anni io quello che voleva dire mia mamma, e a un certo punto ho detto: no, io qui se non imparo l'inglese io non sono contento, arrivo magari in vecchiaia con il cruccio di non leggere, di non capire l'inglese. E io ho detto: no, questa cosa qui non la posso accettare, io devo andare a lavorare in America perché voglio imparare l'inglese. Ecco, io le tante cose, poi sapete, tante volte vai in America, hai dei progetti, una cosa e quell'altra, alcune cose sono andate bene, altre cose non sono andate bene, questo purtroppo fa parte della vita, però almeno quel cruccio lì me lo sono levato, e me lo sono levato, l'ho levato anche ai miei figli, che per fortuna ovviamente parlano inglese molto meglio di me. Mio figlio grande è ancora a New York, lavora lì da tanti anni in un'azienda che fa capi di abbigliamento come fossero dei sarti, no? Che fanno tutto al computer, e l'azienda per il momento sta andando molto bene. L'altro, in questo momento più piccolo, è in Sardegna con la mamma, e anche lui l'ho invitato a venire, però perché se lo sa, uno che ha un'esperienza a New York lavorativa non ha un'esperienza in America, soprattutto se la fa a New York, una grande città, Los Angeles, diciamo soprattutto New York. Perché lì io potrei fare consulenza per tutto il mondo, un po' più, un po' meno, perché poi me la cavo anche molto bene con Google. Io, cioè, mi chiedete qualsiasi cosa, io nel giro di un tempo ragionevole, 48 ore, quello che c'è disponibile, un po' più o meno, lo trovo. Però non lo voglio fare perché non è che mi interessa. Ecco, però ve lo dico, parentesi, inizierò a proporre il discorso oro anche al di fuori del mercato ristretto che occupo adesso, che è quello solo italiano, perché io qui ho degli amici, per esempio tedeschi, uno delle Bahamas, che me l'hanno già chiesto, e quindi dovrò imparare a come aprire il conto per conto mio, perché il mio consulente Walter Manca non legge l'inglese, e quindi sa il tedesco, non sa l'inglese, e quindi io mi sto organizzando con avendo fatto una visita recentemente in Germania, mi sto organizzando anche per aprire diciamo altri mercati.
però questa esperienza io la posso farmi, sono stato in America, se andavo in America e rimanevo a Firenze, sì, qualche cosa avrei saputo, ma non avrei saputo niente, nulla, anche perché se uno non conosce l'ABC della simbologia, praticamente non può insegnare niente a nessuno. Questo è quello che ha detto diverse volte Jordan Maxwell e Manny Piol, che sono due personaggi famosissimi in America, anche se noi non li conosciamo in Italia. Quindi senza sapere l'inglese, porca miseria, insomma, dirvi queste cose qui, siete purtroppo molto limitati in quello che potete fare anche qua, perché dovete fare una negoziazione, anche se usate, perché io non è che parlo un inglese molto sofisticato, il mio inglese è semplice, è essenziale, diciamo così, però devi fare una negoziazione anche per un affitto di una casa, una cosa e quell'altra, se non masticate un po' l'inglese siete subito in difficoltà. E qui viene fuori la figura del consulente, che io l'ho ripetuto tante volte, state attenti, andate dove volete, ma state attenti a chi vi affidate, perché purtroppo finite spesso e volentieri per affidarvi a degli italiani che 99 su 100 vi fregheranno, lo dico subito, perché noi purtroppo siamo così. Quindi state molto attenti al profilo del consulente al quale vi affidate. E questo può rappresentare anche un grosso limite, perché se non trovate il consulente giusto, vi suggerirei quasi quasi andate in un'altra parte. Il consulente è molto più importante della zona in cui andate, secondo e come. Tante domande? E i pensionati che stanno lì in Tanzania si sono organizzati, o cioè magari si riuniscono, fanno qualcosa, o ognuno vive per conto proprio? Allora, parli dei pensionati che sono venuti con me o in genere? Che stanno lì in Tanzania, Caterina, che si sono trasferiti in Tanzania. Ma quelli che sono? Quelli che sono venuti, gli italiani che sono venuti qua con me o chi? O in genere? Con te? No, qui non è ancora venuto nessuno. Qui l'unica persona che è venuta è Franco ed è andato a Zanzibar. Qui in Tanzania non è venuto nessuno. Anche perché fino a pochi mesi fa io indirizzavo coloro che venivano più su Zanzibar, perché su Zanzibar si poteva comprare dei terreni, ma non essendoci più adesso questa opportunità qui, svanisce anche questo discorso, cioè nel senso che uno può venire e stare qui in Tanzania o andare a Zanzibar, non cambia niente, deve stare comunque in affitto, e quindi è una situazione un pochino diversa rispetto a quella che avevamo 3 o 4 mesi fa, capito? Se un pensionato si trasferisce, sta lì solo, insomma, non trova altri italiani con cui... Certo che ci sono altri italiani, certo che ci sono altri italiani. Non ce ne sono molti, ma ci sono. Certo che ci sono. Certo, bisognerebbe che uno venisse con un'amica, con un amico in coppia. Allora intanto c'è già un punto di riferimento, o una famiglia. Ecco, poi piano piano, uno quando è qua... la maniera di avere delle amicizie, delle cose, sicuramente, però effettivamente a Zanzibar è più facile perché ci sono più italiani, anche se bisogna stare attenti agli italiani all'estero, io ve lo dico, perché io vengo da New York, li conosco bene, purtroppo noi siamo degli individualisti e non brilliamo all'estero, creiamo quasi soltanto problemi. Se mi permettete, questo a me mi fa girare le scatole. Ecco. Perché noi siamo l'unica comunità che si comporta così. Capito? Cioè, se te tratti con dei francesi, tratti con dei tedeschi, vai a vedere come lavorano gli svedesi, i francesi, i tedeschi, i pakistani, e quelli del Bangladesh, gli indiani. Loro fanno gruppo, noi no. Noi facciamo gruppo per fare casino. O crearci problemi. Ora non è che succeda sempre così, evidentemente, no, per fortuna, però in linea di massima non riusciamo a fare gruppo,
noi siamo degli individualisti. L'italiano è un individualista che pensa sostanzialmente a se stesso, basta. Degli altri interessa poco. Di questo me ne sono resa conto abbondantemente. Noi siamo, saremo in tante cose dei geni, però purtroppo abbiamo dei limiti e questo è uno di questi. Vabbè, basteranno a se stessi. Io non mi preoccuperei troppo di questo discorso qua, sinceramente. Discorso amicizie, voglio dire. Assolutamente no. Allora, vediamo in estrema sintesi di trattare un argomento che ho comunque ho dovuto trattare anche nella trilogia e credo di averlo fatto in maniera veramente molto originale, partendo anche dal discorso del sionismo e della famosa lettera di Darfur, attraverso la quale in due parole ufficialmente il governo tedesco concesse, inglese, perdonatemi, e la corona inglese concesse, non si sa in base a quale diritto internazionale, la creazione di Israele in Palestina. Non c'è nessuna legge internazionale che prevede una cosa di questo tipo, però loro l'hanno fatta. Probabilmente l'hanno fatta perché risulta da documenti pubblicati che nel 1829 i Rothschild hanno comprato gran parte dei territori dove presumibilmente è stato poi creato lo Stato di Israele. Ecco perché nessuno può toccare o parlare male di questa, cioè essere, diciamo, come posso dire, essere troppo polemico con Israele, una cosa e quell'altra. Io ci ho vissuto 20 anni, anche tra loro ci sono persone rispettabilissime, soprattutto i professionisti con i quali si lavora molto bene perché sono molto intelligenti e molto preparati, e però come sempre poi ci sono anche quelli che purtroppo sono magari un pochino più sionisti, un pochino più estremi, che non hanno un grande rispetto, cose di questo tipo purtroppo capitano. Il problema fondamentale è proprio quello del sionismo, perché se si va a vedere la storia, io la tratto tutto, spiego tutto per bene nel libro. Il sionismo non è un movimento religioso, non c'è niente a che fare con la religione, è un movimento politico che aveva come obiettivo quella della creazione dello Stato di Israele per dare una terra, la terra promessa, alla diaspora ebraica nel mondo. Ora, questo movimento doveva automaticamente cessare, finire con la creazione dello Stato Israele. E invece è continuato. È stato questo il problema di fondo. È continuato perché loro ovviamente si sono trovati in una posizione di dominio immediato rispetto ai palestinesi, che tenete presente, sono comunque cugini degli ebrei veri, che sono i sefarditi, no? Perché una volta erano tutti insieme, studiate la storia antica, presentata, credo, in maniera molto chiara nel libro, è come se fossero tutti cugini, no? Venivano tutte dalle stesse famiglie, poi alcune hanno sposato la legge ebraica, le altre hanno sposato quella musulmana, ma grosso modo, originariamente, avevano tutte la stessa religione, avevano tutte la stessa... Vabbè, e invece ha continuato. Se voi vedete piano piano Israele nel corso degli anni ha confiscato sempre più terreni, sempre più terreni, sempre più terreni, sempre più terreni, adesso si è trovato in una situazione, arriva al punto in cui hanno scoperto un grande giacimento di, mi sembra sia di petrolio, però ora ci devo ancora guardare, so che hanno scoperto questa cosa, potrebbe essere anche di gas, ma cambia poco, che guarda caso è lì nel territorio palestinese davanti a Gaza, nel mare. È questa la ragione per la quale stanno facendo piazza pulita. Cosa credete che quale sia la ragione? Loro prendono due piccioni con una fava. Si prendono un pezzo di territorio che secondo loro hanno diritto di buttare fuori questa gente qui che vive lì, i palestinesi, perché tanto questi sono dei poveracci.
non sono ignoranti, non sanno nulla, e quindi li possiamo ammazzare tutti, perché poi agli estremi purtroppo il sionismo ragiona molto così, eh? Non è che c'è tanta differenza fra la mentalità dell'SS e questa, eh? C'è mia tanta differenza, sempre le stesse cose, quindi dov'è la differenza? All'atto pratico l'atteggiamento mentale è lo stesso, quindi dov'è la differenza? Io non ne vedo differenza. E poi si prendono anche questo giacimento qui che per la legge internazionale non possono prendere in questo momento, ma se lo confiscano lo possono prendere e fanno quello che vogliono. In due parole, è questa la guerra. La cosa che sorprende è che se noi si vanno a vedere le date dell'inizio della prima, della seconda e dell'intervento della Russia in Ucraina, la somma delle date fa sempre 68, quando si dice un 68, no? E che, fra l'altro, secondo la numerologia ebraica, il 68 è un numero, perché ogni numero ha una parola, no? Ha un significato, vuol dire assassini, ammazzamenti, che è quello che fa la guerra. Quindi queste cose non sono a caso, Nel libro ci è spiegato che il buon Giuseppe Mazzini e Albert Pike, che è stato un personaggio importantissimo, quello che ha riscritto il rito scozzese intorno al 1860-70, forse un po' prima, c'è scritto nel libro, si sono scambiati delle corrispondenze e all'interno di queste lettere loro hanno previsto la prima guerra mondiale, che aveva come obiettivo quello di fare fuori lo zar di Russia, perché era troppo ricco, troppo potente e si era messo di mezzo dopo la fine della prima guerra mondiale per la creazione della società delle nazioni come primo passo verso il nuovo ordine mondiale, che poi avrebbe portato alla creazione dell'ONU. Lo zar Nicola aveva capito tutto, si era messo nel mezzo e la volava fa fuori, va bene? Seconda guerra mondiale per la la sconfitta del nazionalsocialismo, quindi del Terzo Reich, Hitler, eccetera. E anche quella è andata come l'hanno scritta loro 100 anni prima. Ma poi hanno previsto anche una terza guerra mondiale che sarebbe stata causata da Israele, in cui il mondo si sarebbe diviso in due schieramenti. Quelli contro e quelli a favore. Ovviamente quelli a favore sarebbero l'Occidente, quelli contro sarebbe il mondo musulmano, che si sarebbero scontrati fino all'esaurimento di tutte le forze, alla fine della quale sarebbe stato chiamato o ufficializzato il mondo globale, il nuovo ordine mondiale. Ma la cosa ancora più curiosa è che l'intervento in Ucraina non l'ha fatto l'Occidente, l'ha fatto Putin. Quindi ci si deve chiedere, ma come? Ma statisticamente parlando, quante possibilità c'erano che Putin facesse un intervento in cui la data fa 68? Io dico, poco, ci saranno, se fate il calcolo di tutte le combinazioni, è impossibile una cosa così. Com'è possibile che anche Putin sappia di queste cose? Ma certo che Putin le sa le cose. Putin sa tutto, perché Putin fa parte di quell'elite che a livello politico si fanno le guerrette come quelle in Ucraina, ma a livello di banche centrali e di elite di potere sono tutti d'accordo, un po' più un po' meno. Poi litigano molto anche loro, avete voglia, si litiga. Infatti sono in ritardo con l'emissione delle monete digitali, hanno avuto anche problemi tecnici, sono in ritardo con le vaccinazioni, con le nuove pandemie, che una anche nel 2024 dovrebbe essere quasi sicuramente prevista. Sono in ritardo sul programma perché per fortuna nostra litigano. La nostra vera soluzione, cioè la nostra vera, come si può dire, quello che noi dobbiamo auspicare è che loro litighino,
un certo punto litighino, perché poi il potere fa gola a tutti. Magari si sono già messi d'accordo in una certa maniera, ma poi magari litigano. Allora a quel punto noi sicuramente guadagneremo tempo, e guadagneremo tempo. Se no, la terza guerra mondiale è già partita. Quindi quello scontro lì deve essere visto come il proseguimento di qualcosa che è successo in Ucraina, perché già in Ucraina Brzezinski aveva detto che dovevano fare qualcosa, perché la Russia senza l'Ucraina non sarebbe più stata la Russia. E poi si è spostata, come vedete, improvvisamente nel Medio Oriente, e secondo quello che posso aver capito io, a un certo punto, io odio fare previsioni, però è scritto già nella trilogia, quindi non è una previsione, vi dico quello che ho scritto, che non l'ho scritto io, l'hanno detto già molti autori, il prossimo dovrebbe essere l'Iran, perché l'Iran è la vera spada di Damocle su Israele. Se Israele sa bene che se non fa fuori l'Iran è solo questione di tempo, si vede arrivare una miriade di bombe sulla testa che non ci rimane più nulla, lo sanno già. E è per questo che hanno in un certo senso bloccato molto l'intervento militare sul territorio di Gaza, un po' se avete sentito notizie, perché ci sono molti anche esperti americani che sanno bene che come mettono, cioè proprio iniziano proprio l'intervento militare, succede un grande casino. Non so, Duilio, se ti ho dato la risposta, ti ho detto quello che posso aver capito io. Duilio, ci sei, Duilio? Sì. Se avete magari delle domande, delle osservazioni, io l'intervento di stasera lo finirei qua. Abbiamo fatto un intervento abbastanza lungo, no? Vi ricordo che la priorità è mettere al sicuro i pochi soldi che sono rimasti in banca, perché le monete digitali saranno un dramma. Dopo non potrete più nemmeno comprare oro, perché ci metteranno un limite, la Lagarde ce l'ha detto chiaro, può essere 3.000, può essere 1.000, ricordate che fino a poco tempo fa era 1.000 euro, ma uno che deve investire in oro, deve comprare 30-40 mila come il Royal, no? Come in genere si fa, e quanto tempo gli ci vuole se può comprare soltanto 3 milioni, scusate, 3 mila euro al mese? Ci vuole 10-12 mesi, diventa un calvario anche gestire tutta questa cosa. Fregatevene se adesso è un pochino caro, è meglio magari investire in una cosa cara adesso, ma poterla fare, piuttosto che non poterla fare più fra 6 mesi, no? E a ragionare anche in maniera molto pratica. Se qualcuno è interessato a comprare oro sfuso, noi lavoriamo da tempo con la Z Metalli di Valenza, hanno dei prezzi molto buoni, molto buoni. Vi possono anche mandare tutto a casa, se volete potete andare a ritirare voi, se volete della consulenza sull'oro, la consulenza è completamente gratuita, sia sull'oro, diciamo, con l'azienda con la quale collaboro, io non lavoro per nessuno, collaboro, che si chiama Ovesta ed ha sede in Germania, per quello che riguarda l'acquisto di una piccola quantità di oro, con la Z Metalli di Valenza. Prego, c'era qualcuno che voleva intervenire? Sì, Massimo, sono sempre io. Sì. Sabato si era cominciato a parlare di vaccini obbligatori, forse dal 24, poi non sono riuscito a registrare con Cenarini. Se ne vuoi parlare un po' così? Anche sì, magari ecco, ne riparliamo in maniera un pochino più completa sabato, sperando che la linea ci assista. No, sui vaccini c'è stato un politico tedesco che ovviamente in maniera molto critica stava criticando questa cosa, e lui ha dato una scadenza, maggio del 2024, quindi il prossimo anno, tra pochi mesi, 6 mesi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncerà la vaccinazione obbligatoria planetaria, e in qualsiasi momento il direttore generale
dica che c'è una situazione di emergenza, di situazione, qualsiasi ragione lui, scatta automaticamente la vaccinazione obbligatoria. Allo stesso tempo stanno lavorando sulla messa a punto, che io dal punto di vista del marketing e della produzione non so assolutamente dove li vadano a fare tutti questi vaccini, ma hanno come obiettivo poi di realizzare il solito vaccino mRNA in 100 giorni. Però cosa succede? Che a quel punto diventa obbligatorio avere un certificato vaccinale. E il certificato vaccinale, l'ho ricordato tante volte, includerà anche il certificato vaccinale del Covid. Io sono in condizione di fornirlo in questo momento, ma non sono assolutamente certo di poterlo fare ancora, magari tra 6 mesi. Quando uno ha quel certificato vaccinale rilasciato da un ministero di una nazione, diciamo dell'ONU, una nazione come quella della Tanzania, è a posto, non ha più problemi diciamo di nessun tipo, può fare tutto, perché dopo senza QR e dopo non potete fare più niente, si ritorna alla situazione che avevate prima, ricordate, non potevate andare in banca, non potevate fare nulla, e quelle vogliono creare. Senza QR no, se non siete vaccinati non potete fare assolutamente nulla. E questo varrà per il Covid assolutamente, non è che poi dopo si scordano di chiedervi il QR per il Covid. No, il QR per il Covid dovete assolutamente farle, quindi è bene pensarci per tempo, perché dopo magari non è più disponibile, cosa fate? Siete costretti a fare le vaccinazioni, cosa credete? Quindi io vi invito a riflettere, perché poi magari spero di sbagliarmi, però fino adesso mi sono sbagliato poco, Ecco, quindi diciamo che abbiamo una data, no? Una data è quella del maggio del 2024. Anche loro hanno delle resistenze interne. È stata creata una lettera, diciamo, il cui capofila era la Russia, con altre nazioni minori, Cuba, naturalmente queste nazioni canaglia, no? Venezuela, Cuba, la Corea del Nord, Russia, in cui loro hanno fatto una lettera, diciamo così, un po' di protesta nei confronti di questo progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che vuol fare questa cosa. Loro hanno contestato soprattutto le procedure, però vedrete che in una maniera o nell'altra questa cosa sarà approvata, perché da quello che ho capito io, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è una società privata in cui sembra che il socio di maggioranza sia Bill Gates. In definitiva possono fare quello che vogliono. Non è come l'ONU in cui le 5 nazioni che hanno vinto la seconda guerra mondiale possono mettere il veto. Non c'entra niente. Quindi in qualsiasi momento possono chiamarla questa cosa qui. Nessuno può fare nulla. Nulla. Nessuno. Stanno cercando di convincere tutti, perché a quel punto se tutti firmano, poi dopo non può protestare nessuno, no? Cioè, capito? Tutti i vari responsabili delle nazioni, se poi firmano l'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi dopo non può protestare nessuno, perché sono appunto, diciamo, stati avvallati, è stato avvallato tutta questa nuova impostazione di lavoro, per cui soltanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio, deciderà le vaccinazioni, i vaccini che sono buoni, quelli che non sono buoni, non ci saranno più differenze fra una nazione e l'altra, e quindi automaticamente i vari ministeri della salute saranno tutti gli stessi, uguali in tutto il mondo. Tutti ci saranno gli stessi richiami, avranno le stesse scadenze. Un mondo unico in cui ci sarà tutto uno standard, tutta una cosa così. Posso dirti questo, ti ho già detto abbastanza, no? Praticamente è questa la novità, cosa che è venuta fuori recentemente. E sono in ritardo, come vedete stanno litigando, perché dovevano già annunciarlo ora, a fine anno, insieme all'introduzione delle monete digitali. Non l'hanno annunciato all'ultimo convegno e io mi sono meravigliato molto, no? L'ultimo convegno quando c'è stato, un paio di mesi fa,
non c'era addirittura nemmeno menzionata questa cosa che ho detto, ma perché non si sono trovati d'accordo? Chi è interessato cioè magari il certificato vaccinale QR mi può contattare in via riservata e gli spiego come funziona. Allora, ricordo che l'appuntamento per parlare di oro è il sabato alle 9. È possibile che gli orari siano rivisti, un po' per questa benedetta Champions che giocano dal martedì, mercoledì, giovedì, e quindi questi giorni non vanno bene. Il giorno che andrebbe bene eventualmente è il lunedì e il martedì, eventualmente anche il sabato si potrebbe anche fare. Ecco, se qualcuno magari ha un interesse particolare per un'ora particolare, tanto poi si presenti sempre la registrata, quindi ci sono problemi, che poi lo carico sul canale e lo potete sentire anche un altro momento. Però sinceramente mi farebbe più piacere avere, ieri sera ho fatto un intervento con l'amico Flavio, ho parlato proprio della Tanzania, poi lo ricaricherò sul canale, c'erano mi sembra 30-35 persone, diciamo, è una cosa anche un attimino più piacevole. Io sono molto affezionato a tutti voi, però per quello che dico, sinceramente, lo dico da tanti anni, mi farebbe piacere avere un numero maggiore di persone che mi seguono. Questo ve lo devo dire. Ritornando a loro, stiamo cercando delle persone che ci possano affiancare, dei partners, e in questo caso forniamo tutta l'assistenza per quello che riguarda il corso di, diciamo così, il corso di formazione. Io sono stato brevemente, sono stato invitato da Ovesta, sono tornato 5-6 giorni fa. Sono andato 2 giorni da Ovesta a Monaco, dove si è organizzato questo evento, dove hanno invitato i 20 migliori partners del mondo, in cui curiosamente ci sono finito anch'io, addirittura al sesto posto. È stato un incontro molto piacevole, però è un pochino tutto sulle mie spalle. Ecco, nel senso che io sono l'unico al mondo che è riuscito a fare produzione non vivendo nel paese. Mi hanno detto: ma lei come fa a lavorare? Non vive nemmeno in Italia. Dice: ma vende, chi li vende questi prodotti? In Tanzania? Dico: no, guarda, io ho alcuni clienti solo in Italia. E sono partito per caso, no, con vade e manca, con budget zero, soltanto con tanta buona volontà e tanto studio, e come vedete, con un po' di applicazione e con un po' di marketing, i risultati si ottengono, no? Però ci vuole impegno, no? Ci vuole sempre un po' di impegno. Comunque è andato tutto molto bene e quindi ogni anno sarà un impegno annuale, ci inviteranno, non so dove andremo il prossimo anno. Poi io sono andato in Italia a visitare la famiglia e il prossimo anno andrò in Germania e poi magari mi tratterrò in Italia 2 o 3 settimane, che a Lucca ci vado sempre volentieri. E poi dopo ritornerò in Tanzania, perché tanto io sono pensionato e faccio un po' quello che voglio. Io come avessi come posso dire, in un limbo adesso, perché faccio uno stile di vita che non pensavo nemmeno che potesse esistere. Mi alzo la mattina quando voglio, leggo, studio, vado al mare, insomma, quando voglio, faccio cioè, una cosa veramente. Quindi c'è anche questo aspetto qui che evidentemente io non sono riuscito a trasmettere. Ma cosa c'è di più bello di vivere in un posto dove non ti rompe le scatole nessuno? Fai una vita sana, perché qui in linea di massima, se vuoi, puoi mangiare anche roba sana, fresca, non ci sono scie chimiche, non ti mettono troiai in quello che mangi, che non si sa più quello che si mangia, non si mangiano grilli ancora, non ci sono tutti organismi, come si dice, prodotti geneticamente modificati. Purtroppo stanno inserendoli, ho saputo piano piano, però non sono ancora, insomma, all'inizio. È una vita sanissima, sei libero, non ti impone niente, nessuno. È una vita proprio. Basta avere qualche soldo in tasca, ovviamente, bisogna continuare a lavorare. Cosa sto a fare il tuo giovane senza fare niente? 65 anni, e credo di essere in questo momento proprio nel pieno delle mie facoltà intellettive, perché neanche a 40, neanche a 30. Almeno dal punto di vista mentale, no?
avevo poi anche questa esperienza che cerco di mettere per quello che posso a vostra disposizione. Ecco, quindi pensate anche a un discorso di stile di vita, di cambiamento di stile di vita, ma in cui perderete magari qualche cosa, però acquisterete tante altre cose che sicuramente sono, per quello che mi riguarda, altrettanto piacevoli. Se non avete altre domande, io stasera abbiamo fatto la serata più lunga, perché se non erro sono quasi 2 ore di intervento, mai fatto. Ci ritorneremo poi successivamente su tanti argomenti. Io vi do l'appuntamento a sabato, vi dicevo che sto cercando produttori che possano affiancarci nel discorso dell'oro. Non c'è nessun problema di tipo fiscale, basta aprire una partita IVA, è semplicissimo, e almeno diciamo vi specializzate in un settore unico, perché io sono l'unico che fa un lavoro così in Italia. Non c'è mica nessuno. Trovate persone che vi vendono oro e quindi magari vi ci scrivono un libro sopra, ma poi lavorano per una compagnia che vende oro. Io sono completamente libero credo aver capito io, per carità, può darsi che ci siano altre persone, ma io non le conosco. Sono l'unica persona che fa consulenza oro in Italia. E anche questo è marketing. Qualcuno che ha dei commenti in chiusura? Beh, allora io vi auguro la buonanotte e ci risentiamo. Ah, ecco, l'appuntamento del mercoledì è bisettimanale, quindi non ci sentiremo quando è l'8, ma ci sentiremo il 15 di novembre. Ricordiamoci che d'ora in poi l'appuntamento sul discorso Tanzania e Zanzibar sarà bisettimanale, però io tanto manderò le notifiche, basta che controlliate le notifiche, mentre l'appuntamento sull'oro rimarrà settimanale. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao. Buonanotte, grazie. Ciao Massimo. Buonanotte, grazie. Prego. Ciao.